Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dalla barista addirittura al muratore. Hai avuto reddito cittadinanza dal lockdown ad oggi, ma ti ha chiamato qualcuno? Hai avuto delle offerte di lavoro? No, per niente, mai. Non mi hanno chiamato a me. Quando andavi al CAF che ti dicevano? Niente, mi ha detto che ne va bene così. Se mi chiamano ci andavo, se non mi chiamavano da non preoccuparmi. Tanto lo ricevevo lo stesso, ma io non voglio lavorare. Tu però sei tra gli occupabili, quindi adesso la tua vita cambierà. Non più 500 euro al mese come mi dicevi, ma 350. Ti fa paura questo? Molta paura. E le bollette sono più alte dei 350 euro che ti danno poi. È possibile che ti chiamino anche per altre parti d'Italia, lo sai questo? Non potrei mai muovermi da Roma. Come faccio ad andare via da qua? È tutto qua nella mia vita. Io ci sono nata qua e ci voglio morire. Sono un psicologo e anche un mediatrice culturale. Di padre tedesco, di madre di Marocco e sono da 40 anni in Italia e dal 2021 ricevo il reddito di cittadinanza. Tu sei tra gli occupabili. Hai controllato se ci sono agenzie che potrebbero in qualche modo offrirti questi corsi di accesso al lavoro? Ma io se ci sono lo posso andare a fare anche il corso, non ho un problema. Mi hai detto che lo hai fatto il lavoro, sì, di mediatrice. Sì, sì, l'ho fatto sia via Marsala al Caritas sia anche negli altri centri. Però sono associazioni di volontariato, quindi non pagata. Non pagata, sì. Quando io non ricevo soldi di reddito di cittadinanza, io venivo, prendevo da mangiare da qua. Tu avrai diritto a 350 euro. Solo fra la medicina, mensilmente ne ho quasi 150. Solo medicina, poi il resto ci devo campare, ci devo anche vivere. Storie come Ida ne abbiamo conosciute tantissime con la nostra associazione Nonna Roma. È evidente che 350 euro non siano sufficienti, soprattutto per un anno, e dato che il governo in questo decreto lavoro dà per scontato che basti un anno per formarsi e trovare un lavoro. Con altre associazioni che si occupano anch'esse di povertà e di lavoro abbiamo lanciato questa campagna nazionale Ci vuole un reddito e il 27 maggio faremo un corteo nazionale. Fabio, 44 anni, da 2 anni disoccupato, con un passato da corriere, lavoro perso durante il lockdown e il reddito di cittadinanza. Mi è stato rifiutato. Come hai fatto in questo periodo? Grazie agli aiuti pacchi alimentari, gli aiuti familiari e grazie a Cinecittà Bene Comune che stiamo questi lavori socialmente utili che vengono retribuiti tramite la formazione sul lavoro. Tante persone non fanno più nulla, non cercano più nulla, non si formano, perché comunque trovano solo porte chiuse. Allora